Cari amici, buongiorno! E niente, siamo cascati di nuovo. Road to Garda Lake 2024, e ho deciso di fare cose non strane, e lì vi voglio tutti, e lì proviamo a farla sotto le 4 ore. C'è un po' buio, ma il posto è bellissimo. Allora, ci sono un po' di aggiornamenti. La maratona che sarà sul lago di Garda, 14 aprile. E ci siamo affidati a dei professionisti. Ci gira? Abbiamo preso nutrizionista. E poi abbiamo preso anche il preparatore atletico. Settimana prossima si inizia a martellare e a rimangiare bene. Una cosa che ho notato: se togli un obiettivo a una persona, almeno nel mio caso, mi ammazzano. Saranno allenamenti sia in palestra sia specifici sulla corsa. Sarà un nuovo Road to Garda Lake, o Lake of Garda, non so ancora come lo chiamerò. 42, seconda maratona, arriviamo, c'è tutto inverno, quindi preparazione col freddo, sarà anche una bella sfida. Niente, dai. Amici, buongiorno. Oggi è il 30 ottobre e oggi si comincia ad allenarsi con un piano. E fino adesso abbiamo fatto qualche corsetta così tranquilla, anzi abbiamo provato, perché la motivazione dopo la maratona è un po' scesa, devo essere sincero. Che bello, guardate che scorci! Ecco, ci sono un sacco di ripetute, un sacco di allunghi che servono appunto a implementare la velocità e di conseguenza ad abbassare i tempi. Bevo un caffè. Passo la linea a Barrett da Toscana, che ecco, ci sta allenando e sta contribuendo a questo video. Dai Barrett, spiegagli come si fa, diglielo. Ciao. Buongiorno a tutti, è circa 2 mesi che corro, non ho mai beccato una goccia di pioggia. Ieri mi sono iscritto alla maratona, oggi è il mio primo allenamento ufficiale e ovviamente piove. E ora che sono arrivato, smette. Allora, prima sessione andata, bella, bella. Ma adesso diamo la parola a Barrett, a lei il collegamento, vada. La seconda settimana di preparazione è il 31 ottobre e, come potete vedere, siamo ancora in tenuta estiva, ci sono circa 23 gradi. Dopo la pioggia ho preso il raffreddore, se lo fa nel rosdì, e il raffreddore, hanami, di sale del fuoco, mi fatica. Allora, piccolo problema, stavo andando, ho già fatto 3 km, tra l'altro in bei tempi, sotto i 5 minuti. Però la fascia mi segnava sempre 80, 85, 70 battiti, cioè, che cazzo c'è? Non era attaccata bene. Però bellina mia luce, eh? Così acceco gli irlandesi che non si spostano. E infatti adesso funziona, vaffatica. Basta, continuiamo. Cari amici, buongiorno. 8:45, è un po' fuori così, orrendo. E oggi facciamo un tipo di lavoro diverso, vero? Il lipidico. È un tipo di lavoro diverso, non abbiamo mai fatto, in cui conta molto anche l'alimentazione, ovvero non si va a mangiare nessun tipo di carboidrato prima della corsa. Di conseguenza il tuo corpo, invece di usare quello che ha mangiato, deve per forza utilizzare quello che già ha. E basta, si va in questa fantastica Dublino. Ah, comunque quel coso là è un nido di scoiattolo. Vi chiedo scusa ragazzi, ma questo video faceva schifo. Madre, dillo anche a te. Ma è figlio? Non l'ha ancora visto, esce tra un po'. Vabbè, fa schifo, lo dici tu. Giuro che i prossimi saranno meglio. Comunque,
Piccolo spoiler, questo video è stato girato a ottobre, qua adesso che lo sto montando è gennaio, perché vi siete stati un po' di intoppi, un po' di intoppini, ma lo vedrete. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Dillo anche a te, faceva schifo questo video. Thank you.